Ben ritrovati da Roberta Siasi in diretta su Cusano Italia TV, canale 264 del Digitale Terrestre. Nuova puntata di Una Mela al Giorno, sempre in compagnia del mio amico Willy. Oggi è abbastanza contento di essere qui con noi, addirittura insomma braccia proprio spalancate. Nuovo argomento per la nostra rubrica sulla psicosessuologia e psicosomatica. Si parte dalla nomofobia, ovvero della dipendenza da smartphone, quella necessità di essere ovunque, sempre connessi. È un fenomeno che mai come ora diventa attuale, soprattutto nel periodo di pandemia che stiamo vivendo. L'obbligo di restare a casa ci porta a una maggiore dipendenza da smartphone. È un fenomeno studiato da diversi ricercatori. In particolare oggi partiamo da un gruppo di ricerca della Finlandia e ci aggiorna nei dettagli in questo servizio Tommaso Franchi. The Dark Side of the Web, parafrasando i Pink Floyd. Internet, soprattutto nell'ultimo anno, ha mostrato una faccia oscura per gli adolescenti. Lo spiega un gruppo di ricercatori della Finlandia, secondo cui solitudine e abuso di internet vadano, per i teenager, quasi di pari passo. Per mostrare gli effetti del web sui giovani, sono stati presi 1750 ragazzi e ragazze con riscontri all'età di 16, 17 e 18 anni. L'obiettivo? Valutare le conseguenze del lungo isolamento sociale sulle loro abitudini. I risultati, pubblicati sulla rivista Child Development, confermano quanto già emerso da altri lavori. Le chiusure imposte dal coronavirus, spiega Katarina Salmelaro, docente di psicologia dell'educazione all'Università di Helsinki, hanno fatto aumentare il senso di solitudine tra gli adolescenti. Il rischio maggiore, stando a quanto emerso dal lavoro scandinavo, si situa a 16 anni di età e coinvolge soprattutto i maschi. Le conseguenze di questo abuso sono molteplici: mancanza di sonno, ritmi sballati e, nei casi più gravi, la depressione. Spesso il web decide per loro, ma i rimedi possono essere molti: offrire alternative gratificanti, limitare le ore su internet e, soprattutto, affidarsi a uno psicologo o uno psicoterapeuta per uscirne gradualmente e con consapevolezza. I social network sono un importante e potente mezzo di comunicazione, ma come avete sentito dal servizio possono diventare un'arma a doppio taglio, o meglio, andiamo a chiedere questo direttamente alla nostra esperta di oggi, la dottoressa Sara Negrosini, psicologa e psicosessuologa, docente dell'Università Niccolò Cusano. Ben ritrovata. Ciao Roberta, salve a tutti. Può rientrare questo fenomeno in quello che poi potrebbe insomma diventare nomofobia, no, Sara? Sì, come avevi giustamente accennato tu prima, quella paura di essere disconnessi, che gli inglesi definiscono infatti proprio fear of missing out, cioè la fobia di essere tagliati fuori. Proprio perché ormai la connessione a internet ci ha reso sempre disponibili, sempre presenti, abbiamo la possibilità di poterci informare istantaneamente su qualunque cosa noi vogliamo, quindi è diventato uno strumento talmente tanto necessario che a un certo punto diventa qualcosa di indispensabile, ed è lì che parliamo proprio di nomofobia, cioè questo appunto questo eccessivo attaccamento proprio allo smartphone che crea non poche conseguenze negative. Lo stiamo vedendo proprio in onda in questo momento, anche le difficoltà che comporta la nomofobia, l'uso continuo quindi di molte ore, soprattutto del telefono, avere sempre con sé uno o più dispositivi, addirittura la paura di essersi dimenticati il caricabatterie. Volevo farti una domanda innanzitutto, prima di andare a fondo anche nelle strategie a livello terapeutico, riguardo il collegamento di questo fenomeno con la pandemia che stiamo vivendo. Perché tantissimi giovani sono più esposti in questo momento? Ma sono più esposti proprio per quello che il servizio ha riportato, cioè questa solitudine che sta aumentando in maniera dilagante. Mi occupo anche di uno sportello d'ascolto all'interno di due scuole di Roma, due istituti secondari, dove sto riscontrando proprio i ragazzi che fanno una grandissima difficoltà a seguire la didattica a distanza, perché comunque è differente, ma soprattutto soffrono in non potersi vedere con i propri amici. Comunque la scuola è sempre stato un momento, no, di socializzazione, dove si crea il gruppo, dove i ragazzi appunto scoprono la propria identità anche e soprattutto, mi viene da dire, attraverso le relazioni con gli altri.
Tutto questo è venuto meno in questo periodo di pandemia, quindi necessariamente ha delle ripercussioni. Una fra queste può essere anche proprio quella di sviluppare, no, una dipendenza da internet e fino ad arrivare a una nomofobia, quindi una dipendenza che va ben oltre, perché vivere, no, la fobia di rimanere disconnessi, di non avere il cellulare carico, di non avere credito, di non trovare rete, porta anche a grandi vissuti di ansia, di depressione, di malessere, di rabbia anche, perché una cosa che sto riscontrando, per esempio, negli adolescenti, soprattutto maschi, è che hanno delle grandi manifestazioni di rabbia anche giocando ai giochi adesso, proprio perché sfogano, no, tutte le loro emozioni attraverso il digitale, e tutto questo ovviamente si ripercuote poi a livello di salute e di benessere della persona. Ne stiamo parlando tantissimo, purtroppo in questi giorni proprio sono diversi gli studi riguardo non solo la dipendenza dai social network, ma disturbi, come li abbiamo visti, ansia, depressione, disturbi a livello emotivo, sono tantissimi quelli che stanno emergendo proprio in seguito e dopo il periodo di lockdown. E questo può comportare, lo hai scritto tu anche nel post che pubblichi sempre sulla tua pagina Facebook, sarà nei Grisini psicologo e psicoterapeuta, ecco, hai scritto che questo può essere proprio, si può avere insomma delle ripercussioni anche a livello della salute fisica, vero? Su quello che è l'apparato muscolo-scheletrico. Assolutamente sì, ovviamente sono anche dei dati che riporto attraverso la collaborazione diretta con un osteopata che è la dottoressa Eleonora Chiapparelli, che giustamente riporta anche una conseguenza a livello fisico non indifferente, perché stare sempre di fronte a un computer, di fronte in questo caso a uno smartphone, ci porta a stare sempre con la testa abbassata a guardare, no, le notifiche, a rispondere a un messaggio, eccetera. E questo porta anche ad avere una postura sbagliata, tanto quanto una persona che lavora sempre costantemente al computer. Tendiamo ad andare ovviamente in avanti e ad assumere quindi una posizione che è curva e non naturale in realtà, perché non è la nostra postura eretta, che fa un angolo appunto di 60 gradi, e questo si stima che generi un peso di quasi 27 kg su tutta la colonna vertebrale. Quindi l'uso smodato proprio dello smartphone provoca anche, no, delle conseguenze a livello fisico, rispetto anche al sentire la mancanza di respiro, quando magari c'è quel momento di panico, no? Dove magari ora più che altro, visto che internet è difficile, no? Che non ci sia, a meno che appunto non ci sia credito, quando magari app come WhatsApp o qualche social network va in crash, va in down, come si suol dire, non funziona per nessuno. Si cerca spasmodicamente un altro canale dove poter commentare il fatto che quell'app è bloccata, che quindi sta creando anche dei grandi ritardi proprio, no, di comunicazione paradossalmente con le persone. E si vive questo senso di panico, dove si può mancare il respiro, si possono provare senso di vertigini, tremori, si può sudare, il battito cardiaco può accelerare, proprio perché aumenta lo stress, aumenta l'ansia o in altri casi aumenta la rabbia, e di conseguenza, come abbiamo visto più volte, c'è anche uno scompenso poi a livello anche fisico, no? Ogni emozione Certo. genera ovviamente poi una serie anche, no, di conseguenze fisiche. Sara, naturalmente è anche difficile, insomma, dare una risposta positiva a questi giovani, visto che il periodo che stiamo vivendo ci impone comunque degli obblighi, dei doveri, come quello di restare a casa, purtroppo anche di limitare ogni forma relazionale. Quindi, quali possono essere innanzitutto i consigli che puoi dare ai giovani e giovanissimi, ma anche agli stessi genitori? Perché la nomofobia è un, diciamo, un fenomeno che riguarda anche tantissimi giovani, ma anche giovanissimi, quindi addirittura pensiamo anche purtroppo a bambini delle elementari, facciamo un esempio, Assolutamente. purtroppo si sta riscontrando sempre di più. Non possiamo demonizzare naturalmente l'utilizzo dei social, perché comunque hanno anche loro i loro vantaggi, naturalmente, per esempio mantenere una comunicazione, comunque fare affinché insomma questa comunicazione possa andare avanti in questo periodo di pandemia. Però ecco, quali sono i consigli che tu vorresti dare agli stessi genitori? Dipende dalla fascia di età.
Perché se parliamo di bambini, per esempio delle elementari, lì non parliamo neanche di social, parliamo proprio dei giochi che, a cui si dedicano, che sono dei social poi a tutti gli effetti, perché si gioca online, si entra all'interno di altri gruppi, con altri ragazzi che magari sono in tutta Italia, se non in tutto il mondo. Quindi abbiamo visto anche TikTok, per esempio, no? Esatto, TikTok è uno dei social anche tanto utilizzato dai più piccoli, no? Quindi lì bisogna andare a creare delle regole, tra virgolette, no? Perché è quella il consiglio più raccomandabile sotto questo punto di vista, ossia proprio il riuscire a diminuire quanto più possibile l'utilizzo dello smartphone, quindi alternando dei momenti di disconnessione. Qui sono i genitori che devono ovviamente intervenire. Io faccio molti colloqui con dei genitori che hanno degli orari fissi in cui far giocare per esempio i propri figli, proprio per non abituarli ad avere H24, così come per i più grandicelli, diciamo, dove la necessità di comunicare è più diretta rispetto ai social network, e quindi parliamo degli adolescenti, ma così come degli adulti, perché questa dipendenza tante volte ce l'hanno quasi più gli adulti che gli adolescenti ormai. Altri consigli sono quello di, per esempio, monitorare l'utilizzo del cellulare. L'iPhone lo fa automaticamente con i suoi resoconti settimanali o giornalieri, che dice quanto tempo hai passato al cellulare, quante volte l'hai preso e l'hai sbloccato per vedere le notifiche, quanto tempo hai passato su ogni app, se hai passato più tempo su Facebook piuttosto che su un altro gioco. Così come per gli altri cellulari ci sono delle app apposite che fanno questo monitoraggio continuo, e può essere un modo per aumentare il senso di autocontrollo della persona, nel caso in cui è adulta. Nel caso dei ragazzi è un modo non per il genitore di controllarlo, perché il passo è molto breve, ma quello di monitorarlo insieme al ragazzo, in modo tale da abituarlo anche all'uso giusto dello smartphone. Un altro consiglio è quello di disattivare le notifiche, che sembra un consiglio da niente, e in realtà sono le notifiche che ci fanno subito saltare. Questo va bene anche per noi adulti, no? Esatto, quella vibrazione, perché non è solo il suono che ci disorienta. Adesso abbiamo anche noi gli Apple Watch o comunque gli orologi digitali che ci fanno vedere addirittura il messaggio già direttamente sull'orologio. Diciamo che si sta ampliando un po' troppo questo senso di istantaneità. Oppure anche, insomma, tra gli aneddoti, silenziare i vari gruppi che ormai stanno, insomma, aumentando tantissimo, anche quelli creano un po' di ansia noi adulti, e non solo, anche negli stessi giovani. Sì, è anche un grande piacere silenziarli tante volte, perché la maggior parte delle volte sono inseriti in gruppi dove vorresti essere inserito. Però sì, non è solo il gruppo in realtà, perché sono anche i messaggi diretti tra le persone, la notifica di Instagram, Facebook, magari un altro social ancora, sono tutte distrazioni. E quindi se è distraente all'inizio, quando viene assorbito dallo smartphone è distraente invece la relazione all'esterno, e quindi si tende all'isolamento. Assolutamente, questo può avere degli effetti anche a livello relazionale. Sappiamo che di solito i social network vengono anche associati all'aumento dei casi di tradimenti, no? Si sente tantissimo, non solo i social network, ma anche le nuove piattaforme di messaggistica, andiamo da WhatsApp, Twitter, insomma, varie cose, comunque anche Telegram. Ecco, sono delle piattaforme in cui stranamente ci sono delle statistiche, si tende a tradire di più. Ecco, cosa mi puoi dire a riguardo, visto che passiamo alla nostra rubrica sulla psicosessologia? Beh, rispetto a questo, sicuramente dentro la dipendenza da internet o da smartphone, che ci tengo a precisare che nel caso, questo lo dico anche per i genitori ma anche per gli adulti, nel caso in cui la dipendenza è talmente tanto forte da avere molte manifestazioni di rabbia, di ansia, è ovviamente il caso di chiedere a un terapeuta, dove i consigli che ho appena dato sono un po'
restrittivi e non hanno molto senso di esistere. Nel caso degli adulti, perché adesso entriamo più in questa branca, ovviamente c'è tutto l'ambito delle cyberrelazioni e del cybersex, che con questa pandemia, la quarantena, le varie zone rosse e via discorrendo, ma comunque già il solo fatto di non avere momenti serali di aggregazione, di socializzazione, ha portato le persone a cercare di relazionarsi attraverso le app, un po' per salvarsi, no? Per non sentirsi troppo soli. Dall'altra, però, nel momento in cui viene fatto all'interno di una coppia per cercare una distrazione, ecco che arriva, la possibilità del tradimento, no? Che è dietro l'angolo. E quando si parla del tradimento, si parla di tantissime opzioni, perché una delle domande più ricorrenti che mi fanno quando ho a che fare con persone che vengono tradite è: perché mi ha tradito? Che cos'ho io che non va? No? Che quindi porta poi a una serie di riflessioni. Ovviamente tutto ciò, e l'ho precisato anche nel post, vale per le coppie monogame, perché le coppie aperte ovviamente hanno tutto un altro, no, assetto anche di regole rispetto ad altre relazioni. Nel momento in cui la coppia è monogama e si tradisce, ovviamente si viene meno a un patto a tutti gli effetti, che Certo. da una parte però ci dice anche che c'è qualcosa che va all'interno di quella coppia, perché il tradimento, bene o male, testimonia che i bisogni di almeno quella persona, bisogni personali, hanno vinto su quello che invece sono i bisogni di coppia, e i motivi per tradire ci sono infiniti, potremmo quasi dire. Sì, tu nel tuo post, insomma, ne hai elencati alcuni. Per esempio, il primo che vediamo adesso, la nostra tecnica Rachele le manderà in onda. Il primo è: si tradisce per noia. Questo, insomma, è quello più diffuso comunque già da molto tempo, no? Dopo la fase dell'innamoramento poi si diventa abitudine, quindi per noia si cerca naturalmente qualcosa, ecco, di diverso, per fuggire anche alla realtà e dai problemi di coppia. Questo, insomma, l'hai detto anche tu, per paura della stabilità anche di coppia. Certo, ci sono anche persone che hanno paura, insomma, di poi arrivare a qualcosa di più serio. E poi vabbè, c'è anche questo, perché ci si innamora, insomma, di qualcun altro. Si tende un po' anche, come aneddoti, no, Sara, tu me lo confermerai, a fare una differenziazione tra il tradimento fatto dalla donna e il tradimento compiuto dall'uomo. Si dice che psicologicamente possa avere, insomma, due direzioni diverse o anche due motivazioni diverse. È così o alla fine si tradisce e basta? Beh, diciamo che è abbastanza complicato rispondere un po' a questa domanda, no? Perché appunto ciò che spinge poi una persona a tradire sostanzialmente è un'insoddisfazione di base, no? Che ha portato poi a tradire, quindi alla messa in atto di quel disagio. Quindi in realtà fare una differenziazione tra uomo e donna è un po' un cliché, perché la ferita è la medesima, sia di chi tradisce che di chi viene tradito. Noi si dice È l'uomo diverso. tradisce per esempio con il corpo, la donna tradisce con la mente, insomma, ci sono tanti, ce ne sarebbero Sì. tantissime da elencare. Sì, che è un po' un cliché, perché così passa un po' l'idea che la donna non può tradire solo fisicamente, questo non vuol dire. E così come assolutamente non possiamo dire che gli uomini non si innamorano o non provano delle forti emozioni magari per qualcun altro. Anzi, no, ci sono tanti uomini che hanno poi delle relazioni sentimentali con le proprie amanti. Magari non lasceranno mai la moglie, quello è un altro discorso, però. Quindi è un po', no, chiudersi dentro questi cliché di differenziazione di genere che in un qualche modo, no, dobbiamo anche sfatarli. Certo, può capitare invece, tra le varie domande, insomma, che ci arrivano, può capitare di essere innamorati di due persone? E quali sono i consigli che hai dovuto, insomma, dare, magari nella tua esperienza? Ci sono persone che magari decidono, ecco, di continuare, oppure persone che decidono, no, meglio troncare con tutti e due, ecco. Ma è una bella domandona, anche qui diciamo che non c'è una risposta certa. Ti dico che ho anche pazienti che sono innamorate, magari capitano delle donne innamorate di due persone contemporaneamente, ma in realtà sono all'interno di un sistema di coppia che permette questa cosa, no? Quella coppia fondamentalmente aperta o il poliamore, perché poi lì
cambia, magari lo affronteremo in un'altra puntata. E sì, tendenzialmente è possibile essere innamorati di due persone differenti per motivi differenti. La mia personalissima visione è che sul piatto della bilancia almeno uno pesa un pochino di più, che non vuol dire che l'altro sia falso, non ci sia sufficiente amore, semplicemente che uno magari è un po' più profondo, è un po', ha un altro tipo di legame, no? Però tendenzialmente sì, potrebbe essere possibile. Ecco, tu hai scritto proprio nel tuo post: il tradimento è un inganno a tutti gli effetti. Si inganna se stessi e si inganna il partner perché non si accetta di dover risolvere le problematiche alla base. È un puro depistaggio. Eh già, io sono assolutamente d'accordo con quello che ho scritto, giustamente, perché il problema quando c'è un tradimento, il problema va visto nella coppia, non di chi ha tradito. La colpa non è solo di chi ha tradito, perché se c'è stato un tradimento in una coppia monogama, quindi dove c'è stato un patto, vuol dire che qualcosa non sta funzionando. Magari c'è un'insoddisfazione sessuale di base, che magari è una delle anche motivazioni più ricorrenti, perché magari con il matrimonio, comunque le coppie a lungo raggio si spegne la passione, quindi per riscoprire quella parte di se stessi, e quindi vincendo il bisogno personale, si va a cercare altrove. Così come ci possono essere tante altre giustificazioni che vengono date anche, no, per il tradimento in sé. Magari c'è semplicemente appunto paura di una vera intimità e quindi della sincerità, del dedicarsi completamente a qualcun altro, o di pensare che è finita là, no? Che è una delle frasi che spesso diventano, no, una voce nel cervello quando, no, ci si deve sposare. Allora è finita qua la mia vita. No, non è così, ma è anche vero che ogni coppia deve stabilire poi, ogni coppia ha le sue regole, dobbiamo dirlo. E poi c'è anche il tradimento per vendetta. Ah, per vendetta, è molto frequente questo effettivamente, no, Sara? Sì, abbastanza, perché viene fatto per ferire l'altro e non necessariamente perché c'è stato prima un altro tradimento, ma anche perché siamo stati feriti, magari lasciati, sai, nelle storie di lascia e metti, quel frangente c'è sempre magari qualcuno che passa, no? E in Certo. quel qualcuno c'è la vendetta, no? Un modo per ferire o per pareggiare i conti con l'altro. Per questo, diciamo, è un depistaggio, cioè dobbiamo vedere qual è il problema che c'è alla base, poi, no? Assolutamente, però dobbiamo dare anche un messaggio positivo a tutte le persone che vengono tradite, uomini, donne, insomma, tanto non c'è differenza, che è quello che il tradimento potrebbe costituire un nuovo inizio, ecco, non la fine, una possibilità di crescita e anche magari di rimettersi in gioco. Assolutamente sì, perché rimanere vittime, no, di un tradimento ci fa capire che la nostra importanza, il nostro valore, il ruolo che noi abbiamo all'interno di quella coppia è stato boicottato, è stato messo da parte, non ha avuto la giusta importanza, no? Quindi provando questa sensazione è anche giusto provare, no, a trovare invece qualcosa che ci restituisca invece qualche cosa in cambio e che quindi la nostra presenza abbia veramente un valore e che quindi possa diventare un nuovo inizio. O con quella persona, anche se tendenzialmente rimane sempre una ferita molto forte, è molto più probabile che si vada a cercare altrove qualcosa che possa, no, appunto, rimettere in gioco la persona e riavere anche fiducia, nell'amore, perché non è neanche così facile. Assolutamente. Insomma, come diceva mia nonna, chiusa una porta si può aprire sempre un portone, quindi non perdete speranze, ragazze e ragazzi, naturalmente. Io ti ringrazio, Sara, per essere stata qui con noi ancora una volta. Appuntamento alla prossima puntata insieme. Grazie a te, alla prossima. Grazie.
Ecco, abbiamo finito con la nostra rubrica sulla psicosomatica e psicosessuologia. Ogni volta, insomma, cerchiamo di rispondere alle vostre domande che ci arrivano anche tramite i social. Vi ringrazio come sempre per averci seguito. Se vi siete persi comunque questa puntata o per esempio siete arrivati, insomma, all'improvviso, potete comunque recuperarla sul nostro canale YouTube. C'è, insomma, una playlist dedicata a una mela al giorno che va sempre in onda, ve lo ricordo, il giovedì alle 16:30. Invece questa rubrica va sempre in onda il venerdì in diretta alle 16:30. Grazie per averci seguito, ma rimanete connessi qui sul 264 perché abbiamo tanta programmazione da offrirvi e anche Restart che inizierà a breve. Vi ringrazio, un saluto da Roberta Sias.